Il migliore esempio che abbiamo di economia del dono sono gli indiani d'America. Gli indiani d'America, semplicemente sostentandosi tramite la caccia o la pesca, è facile intuire che si servissero di questo tipo di economia, perché mentre appunto il cacciatore era lontano a cacciare, chi rimaneva al villaggio svolgeva altre fondamentali attività. Alla fine si mettevano insieme i risultati, i frutti del lavoro di ognuno e si condividevano liberamente. Pensate che quando arrivò l'uomo bianco in America, la diversità di approccio sociale e economico alla comunità tra i due gruppi etnici era talmente profondo che l'uomo bianco venne definito keeper, cioè un individuo che vuole tenere i beni e gli oggetti solo per sé, mentre l'indiano venne definito giver, cioè una persona che è distinto di natura e portato a condividere con la comunità. Il donare è visto come un atto di grande prestigio. Poi abbiamo l'Africa, che è l'esempio più ampio di economia del dono che abbiamo, e a riprova che una lingua è lo specchio di una cultura. Pensate che in lingua bantu, che è diffusa nel sud dell'Africa, non esiste la parola avere. Loro, per esprimere questo concetto, dicono essere con. E addirittura in quasi tutte le lingue africane non esistono i termini ricco o povero. Questo la dice lunga su quanto poco importante sia per loro il possesso materiale. E manca la parola proprio perché manca il sentimento, il concetto, l'idea. Si dice che è ricco chi ha tanti rapporti sociali, tante amicizie, perché sarà la rete sociale che distribuirà i beni e l'assistenza. Vediamo sotto gli occhi di tutti che la crescita economica, oltre un certo limite, non porta più assolutamente felicità. Siamo a un livello di consumo che è folle e suicida e ci costringe a una spinta indefinita di produzione e lavoro. I ritmi di vita che abbiamo sono insostenibili, tanto quanto i ritmi di consumo. Quindi questo meccanismo diabolico nel quale siamo incastrati ci porta a non avere tempo, ci porta a non poterci dedicare alle nostre relazioni affettive e sociali, e in più danneggia tantissimo l'ambiente, cioè tutti quegli elementi che vanno a formare il generatore principale della nostra felicità. Tantissime persone hanno un lavoro che non amano perché non corrisponde assolutamente ai talenti e alle passioni personali. E tutti abbiamo delle passioni e dei talenti soprattutto. Chi pensa di non averne è perché non le ha scoperte, non ha approfondito queste cose. Quindi finiamo di vivere la vita come se fosse un peso. E la cosa più drammatica è che tante persone pensano che questo sia giusto e normale. In un'economia di scambio solidale ognuno fa quello che sa fare, ma soprattutto quello che ama fare. Anche perché altrimenti come potremmo fare qualcosa solo per l'amore di farlo? E a monte di ciò c'è il risveglio del bambino interiore. Jung lo chiamava il bambino divino. Il bambino interiore è il nostro vero sé, è energetico, vitale, giocoso, creativo. Questo risveglio avviene appunto riscoprendo o scoprendo ed esprimendo i nostri talenti e le nostre passioni. E vi lascio con questa frase, cioè il benessere e la sicurezza non devono più essere legati al denaro che guadagniamo, abbiamo accumulato, ma alle relazioni con gli altri. Grazie.